Parliamo molto rapidamente di questo cubo che ormai sta diventando il main di tutti gli speedcuber nella sezione 4x4. Allora, il Wushu E della CI è un cubo molto veloce, ma allo stesso tempo controllabile in quanto le plastiche sono quelle della CI, quindi comunque un po' scadenti, un po' sottili e un pochino ruvide, tanto che gli danno una sensazione un po' crispy. Lo avvicino al microfono così magari sentite un po' il rumore degli strati esterni. E ora degli strati interni. Quindi un po' come avviene per il 5x5 è molto screchy come tipologia. Se vogliamo un pochino come i fanci più storici, però ovviamente molto meno fastidioso. Però parliamo di un cubo oggettivamente con le caratteristiche tecniche estremamente avanzate. Penso che, a differenza di quello che avviene con tanti altri cubi, si possa dire quasi obiettivamente che si tratta del 4x4 al momento più avanzato sul mercato. Nonostante questo, io continuo a ritenere che il mercato 4x4 sia ancora molto molto indietro e tuttora questo cubo che è il migliore sul mercato obiettivamente, credo che sia ancora un cubo scadente, credo si possa fare molto molto di meglio. Senza dubbio, con delle plastiche migliori, anche col medesimo meccanismo, si otterrebbe un cubo con un feeling decisamente superiore. Basta dire che il 4x4 numero uno della MoYu, diciamo il 4x4 che al momento è il top di gamma della MoYu, è la Osu. E insomma, è un cubo che ha almeno 2 anni, forse quasi tre, adesso non ricordo bene l'anno, però diciamo che ha 2 anni abbondanti, e dopo la Osu non è venuto fuori nessun cubo veramente valido, a parte lo Yushin Blue, che a qualcuno piace, a qualcuno no. Questo cubo adesso è recentissimo, però ecco, la MoYu non ha ancora sfornato niente di nuovo, quindi mi auguro che questo funga da stimolo per la MoYu nel tirar fuori qualcosa di nuovo. Vi mostro un pochino come gira, qualche finger trick così e qualche PLL. Ripeto, a me non fa impazzire come cubo, perché il feeling continua a essere quello dei 4x4, un po', non ve lo so dire bene, non ve lo so spiegare bene, però i 4x4 hanno un feeling veramente particolare. Per dire, i 5x5, i 7x7 e in generale i cubi dispari sono nettamente superiori, cioè siamo ad un livello col 5x5 anche della CI o il MoYu o lo Yushin, siamo a un livello molto più avanzato di questo come meccanismo, come qualità delle rotazioni. Sui cubi dispari siamo ancora molto indietro, anche se non ne conosco bene il motivo. Sul 6x6, per qualche motivo, siamo arrivati ad avere un feeling, per carità, non come quello dei cubi pari, pardon, dei cubi dispari, però comunque valido. Il 4x4 è ancora una brutta bestia, deve essere che il meccanismo del 4x4 è seriamente complicato o complesso. Niente, questo è quanto avevo da dire. Si parla, ripeto, del cubo numero uno nella sua categoria al momento. Se volete il 4x4 top di gamma di questo periodo è sicuramente il Wushu E della CI. Aspettiamo che esca un MoYu, aspettiamo che esca un nuovo Yushin, perché da quello che ho sentito a livello di rumors, nel giro di qualche mese dovrebbe uscire un nuovo Yushin. Magari sarà concorrenziale con questo, visto anche che la Yushin sta producendo big cubes veramente di alta qualità. E infatti dovranno uscire un nuovo 4x4, un nuovo 5x5 e un nuovo 6x6. E quindi insomma, tante tante attese interessanti. Non ho altro da dire, vi mostro un po' di taglio che è ottimo, forse al momento il miglior taglio a livello di 4x4 sul mercato. Guardate il livello degli strati esterni, gli strati interni hanno un taglio limitato come tutti i 4x4, ovvero limitato al contatto fra questo e questo cubo, perché oltre si va di lock-up o comunque di rischio esplosione. Ecco, altra cosa a proposito delle esplosioni, questo cubo bisogna regolarlo in maniera un pochino intelligente. Io ho provato ad allargarlo in modo da avere una sensazione più vicina a quella di un 3x3 veloce e mi è esploso varie volte tra le mani, nonostante abbia lubrificato bene, eccetera. Poi l'ho stretto un pochino troppo e avevo una sensazione di cubo molto lento e sì, controllabile, però troppo lento, necessitava di troppa forza per le rotazioni, non mi piaceva. Ho trovato un equilibrio buono, anche utilizzando un po' di silk che lo velocizza. Adesso ho trovato una regolazione buona, infatti ha un buon taglio. Vedete qui, questo è un lock up. C'è un pezzo interno che ha lock upato. È facile farlo tornare in posizione, è chiaro che nel mezzo di un algoritmo rompe un po' le balle, però il taglio è buono, ma nei 4x4 non so perché ancora non siamo ad alti livelli. Diciamo che un taglio così lo regge tranquillamente, il taglio esterno lo regge anche un bel po' più estremo, ve l'ho mostrato, e il taglio interno, come sempre, per questioni di meccanismo, questo cubo deve mantenersi almeno in linea con questo cubo.
oltre si va di lock up. Questo è tutto ciò che io ho da dire su questo cubo. Gli stickers non li recensisco perché in questo momento ci sono i miei di default, però il set standard è quello della C, che si trova in tutti i cubi che vedete in tutti i video a riguardo, anche nel 5x5 ad esempio ci sono gli originali. E non ho altro da dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao!